Grazie dal profondo del cuore agli Dopo le elezioni in Sicilia sembrava pronto al grande salto nell'arena elettorale in prima persona, ma Silvio Berlusconi l'ha detto chiaramente per la prima volta. Il fondatore di Forza Italia non si candida alle elezioni, anche perché non potrebbe, visto che la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'appello presentato per riottenere il diritto all'eleggibilità che gli era stato tolto applicando la legge Severino non arriverà in tempo e sarà probabilmente negativo. Così, con le ali tarpate da quella condanna per frode fiscale, per sé Berlusconi si ritaglia il ruolo neanche di regista, ma di suggeritore, come si è autodefinito. Chi farà il cocchiere del centrodestra allora? Il leader leghista Matteo Salvini è ai blocchi di partenza da tempo, ma dal cappello potrebbe uscire anche l'altro leghista, meno frontista e più uomo di larghe intese, ossia Roberto Maroni. Il presidente uscente della regione Lombardia ha un'esperienza di ministro alle spalle ed è più consensuale, forse anche al di là della coalizione. Berlusconi non sarà forse il solo a dover fare un apparente passo indietro. Nel Partito Democratico, dopo la batosta del referendum costituzionale del 4 dicembre, l'ex premier Matteo Renzi è in un trend negativo in popolarità. Tutto il contrario dell'attuale premier Paolo Gentiloni. Un sondaggio XE realizzato a novembre sulla fiducia degli italiani nei leader politici dava Gentiloni primo al 39% davanti a Luigi Di Maio al 32%. Renzi è a pari merito con Salvini al terzo posto, ma staccato di 12 punti, con il 27%. Alla sua nomina molti lo avevano definito la controfigura di Renzi, ma in pochi mesi di governo Paolo Gentiloni ha saputo conquistarsi uno spazio politico vero e un'inattesa popolarità, ed è forse lui la migliore carta con cui i democratici potrebbero presentarsi alle urne.